come andrà a finire? Il fioraio in che senso? Quello lì di Chiaia che è stato, insomma... No, ma il fioraio, non c'è una questione fioraio innanzitutto, c'è una questione chiusa per quanto ci riguarda, nel senso che noi, dall'inizio del nostro mandato, perciò non c'entra il fioraio, abbiamo sempre colto il tema della illegittimità di alcune condotte come l'occasione per provare a intervenire con la riemersione dal nero alla legalità laddove possibile, ed è il caso del fioraio, come il caso dell'ambulante che vende prodotti artigianali o altro. E vorrei ricordare che in questi anni noi abbiamo regolarizzato 5.000 posizioni, cioè significa 5.000 persone che non facevano nulla di male, che non commettevano reati, che però erano giustamente da un punto di vista legale sanzionati perché non avevano autorizzazione, noi li abbiamo fatti entrare in un circuito della legalità. Questa è un'operazione importante perché consente di aumentare il decoro urbano, perché ovviamente si chiedono in cambio delle cose significative, dall'altro consente alle forze dell'ordine e anche alla polizia municipale, che è una delle articolazioni delle forze dell'ordine, di intervenire invece su quei comportamenti che non possono essere autorizzati, perché ogni giorno noi continuiamo a vedere in città persone che vendono prodotti che non sono autorizzabili, quindi si sta facendo un po' di maggiore chiarezza. Quindi da questo punto di vista, da parte mia non ci sta nessuna intenzione sin dal primo momento di fare alcuna polemica, e ogni momento anche di crisi o di difficoltà cerchiamo di coglierne, come dire, il dato positivo dell'affrontare alla radice un problema che a Napoli è molto sentita e credo che non si deve mettere a tifoserie o stai con l'uno o stai con l'altro, non è questo il tema, almeno il sindaco lavora perché non sia così. Lavorando in questa maniera si può fermare anche una piaga come i parcheggiatori abusivi? Beh, in parte sì, lo abbiamo detto, noi lavoriamo perché le aree in cui c'è una presenza massiccia di parcheggiatori abusivi vengano riconsegnati alla città e a chi se ne vuole prendere cura. Poi c'è un tema di prevenzione e repressione di attività, in questo caso, come dire, considerate non lecite, che compete alle forze dell'ordine, e la legge Minniti da questo punto di vista dà al questore degli strumenti innovativi sul punto. Il compito del comune, è quello su cui stiamo lavorando anche con dei risultati che cominciano ad essere apprezzabili, è proprio quello di cercare di sottrarre le aree alle occupazioni abusive di quel tipo e consegnarle ai cittadini che invece intendono prendersi cura della città. Grazie. Grazie. Grazie.